Vengono chiamati social media o social network, cioè mezzi di comunicazione che mettono in contatto, in collegamento, milioni di persone diverse. È scomparsa la solitudine da 15 anni a questa parte? Forse sì, però bisogna riuscire a capire che tipo di società si imposta. Era il 4 febbraio del 2004, quando alcuni studenti dell'Università di Harvard fondarono un sito di rete sociale per lo scambio di foto tra i loro compagni di studio. Uno di questi studenti era un programmatore che, tra le altre cose, declamava a memoria i versi dell'Iliade. Il sito fu chiamato Facebook e andò ben oltre le mura di Harvard. Il programmatore col pallino del greco antico era Mark Zuckerberg, attualmente uno degli uomini più ricchi al mondo. Oggi Facebook conta circa 1,5 miliardi di iscritti e il mondo ha conosciuto la febbre dei cosiddetti social media, piattaforme online per lo scambio di messaggi, foto, video e informazioni che sono diventate dei nuovi contesti sociali. A Facebook si sono aggiunti Twitter, Instagram e Snapchat, solo per citarne alcuni. Tutte architetture digitali che permettono e si basano sull'interazione tra gli utenti. Un'interazione indubbiamente utile. Grazie ai social media possiamo condividere file multimediali, mostrare quello che facciamo, metterci in contatto rapidamente con persone vicine e lontane e, non da ultimo, ottenere moltissime informazioni, quindi conoscenza. Si calcola che su Twitter, ad esempio, vengano prodotti circa 278.000 cinguettii al minuto, dati che in parte possiamo ordinare e scegliere in base alle nostre preferenze, in parte sono ordinati e scelti per noi da algoritmi sempre più sofisticati. Ma a volte sorge il dubbio di non riuscire a gestire fino in fondo tutta questa mole di informazioni e soprattutto di non riuscire a capire bene che tipo di socialità sia quella dei cosiddetti social. Interagiamo veramente con le centinaia di contatti che abbiamo online? La qualità di queste relazioni è uguale a quelle che abbiamo nel mondo fisico? Insomma, i social media creano una socialità reale oppure no? Durante questa puntata presenteremo alcuni argomenti, alcune tesi, alcune testimonianze a favore di due tesi contrapposte. La prima tesi dice che i rapporti sui social media sono effettivamente rapporti reali. La tesi contrapposta invece sostiene che non sono veri rapporti. In base a un'estrazione casuale, vedremo chi difenderà il sì e chi il no tra Felice e me. A me toccherà difendere la tesi di chi sostiene che non sono veri i rapporti sociali quelli che abbiamo sui social network e quindi invece sono rapporti potenziali, virtuali, comunque non veritieri. E io invece difenderò la tesi opposta, cioè i rapporti sui social network sono veri e propri rapporti sociali e non c'è ragione di considerarli altrimenti. Il primo blocco di argomenti contro la tesi di chi sostiene che le relazioni sui social media sono effettivamente relazioni ha a che fare, diciamo, col tema dell'identità. Quindi la questione diventa: la nostra identità sui social è vera o falsa? Noi sosterremo, proveremo a sostenere la tesi secondo la quale è falsa. Abbiamo almeno tre grossi argomenti. Intanto, se uno sui social media si presenta per essere effettivamente se stesso, per realizzare se stesso, per comunicare quello che pensa e sostiene, beh, otteniamo l'effetto contrario. Per piacere a tutti dobbiamo in realtà proprio rinunciare a tutto ciò che ci caratterizza come individui particolari, come persone particolari e diverse da tutti gli altri. Perché questo? Perché per piacere a tutti dobbiamo avere gli interessi di tutti, seguire i film che piacciono a tutti gli altri, più o meno avere le stesse opinioni che hanno gli altri. E questo cosa vuol dire? Cosa implica? Beh, vuol dire che in qualche modo per essere noi stessi dobbiamo adeguarci a quello che gli altri si aspettano da noi. Beh, è curioso, no? Siamo partiti nella tesi che noi sui social media effettivamente realizziamo la nostra identità e stiamo invece rovesciandola e stiamo vedendo l'effetto contrario. Per essere me stesso devo rinunciare a ciò che mi caratterizza e sempre più devo adottare il punto di vista degli altri. E poi vediamo l'ultimo effetto, forse il più paradossale di questa situazione. Qual è il sentimento che maggiormente
realmente si sviluppa a partire da tutta questa ricchezza di relazioni? Beh, paradossalmente invidia da un lato e competizione dall'altro. Invidia perché chi ha più like di me allora è più apprezzato di me, allora cercherò di fare come lui, cercherò di seguire il suo punto di vista, ma ancora una volta questo implicherà il rinunciare alla mia particolarità. E poi la competizione. Vedete, una comunità che è basata sul continuo guardare l'altro, invidiare l'altro e cercare di fare meglio di lui. Allora, ora vedremo una scheda fra poco che ci mostra che cosa effettivamente presentiamo sui social. L'addominale scolpito dopo ore di palestra, il piatto al ristorante nippo brasiliano dai colori tropicali, gli occhi azzurri del figlio appena nato. Davvero le nostre vite sono così perfette? Davvero siamo noi quelli nella foto? No, non lo siamo. E lo dicono i dati. Secondo Richard Sherry, psicologo clinico e membro fondatore della Society for Neuropsychoanalysis, che ha condotto una ricerca sul social network Pancrage, il 68% degli utenti abbellisce gli eventi della propria vita e in alcuni casi inventa di sana pianta fatti mai accaduti. La fantasia supera la realtà e a volte se ne impadronisce. Secondo Sherry, l'abitudine di abbellire sui social network la propria realtà quotidiana, nel tentativo di renderla più interessante, può innescare l'amnesia digitale, ovvero ci convinciamo che le cose siano effettivamente andate come le abbiamo descritte su Twitter o Facebook, anche se le abbiamo completamente inventate. Certo, il desiderio di essere ammirati non è nato con i social, ma quando l'approvazione diventa numerica, contabile, siamo più invogliati a modificare il nostro comportamento per ottenerla. Senza porci troppi problemi sulle regole del gioco, tendiamo all'esagerazione, all'emulazione e alla falsità. Facciamoci caso. Ogni volta che entriamo su Facebook, ci mettiamo a contare. Contiamo il numero dei like, contiamo il numero dei follower, contiamo il numero delle condivisioni e quello dei commenti ricevuti. Siamo più concentrati sui numeri che sui contenuti stessi. In cerca di riscontri, postiamo cose e condividiamo foto perché già sappiamo che diventeranno popolari, ma non diciamo le cose come stanno veramente. Che il nostro corpo desiderabile risale in realtà a 5 anni fa, che quella cena costosissima è stata pagata da altri, che con quelle scarpe con la suola rossa che mostri orgogliosa non riesci a fare 100 metri, tanto sono alte. Vogliamo provare un'esperienza sconvolgente? Installiamo sul nostro browser The Facebook Demetricator, un'app che cancella tutti i numeri presenti su Facebook. Improvvisamente non sappiamo più quanti amici abbiamo, né quanti hanno apprezzato la nostra foto del profilo o il nostro commento memorabile. Cadono le nostre certezze e rimaniamo spaesati. La verità è che i social ci manipolano in ogni modo, rendendoci dipendenti dai feedback che riceviamo. Incoraggiano la competizione sui like, ci portano a cancellare i post che non hanno successo. Mettiamo like perché lo fanno tutti e in questo modo ci allontaniamo sempre di più da chi siamo veramente. Paura, eh? Ci viene raccontato, e la scheda ce lo mostrava bene, che il sociale è qualcosa di buono, no? È bello essere condivisi, essere amati da tante persone. Però la scheda ci faceva capire una cosa importante. Questa pressione sociale certe volte è così forte che siamo costretti a rinunciare anche a qualche cosa di nostro. Non metteremmo un'opinione se in qualche modo sentiamo che non sarebbe apprezzata. E allora che tipo di socialità è quella che i social promuovono? È veramente una buona socialità? Questo è un punto da tenere a mente. È indubbio che la socialità che si ha sui social network non necessariamente è una buona socialità. Nessuna socialità è necessariamente buona, però indubbiamente vera. Secondo me, il pensare che ci sia una forma di falsa socialità sopra i social network è una idealizzazione di quello che potremmo dire la vita autentica. Perché sentiamo un po' gli argomenti che si adducono. Allora, si dice, sui social cerchiamo di renderci più belli di quelli che siamo. Non è forse quello che facciamo continuamente anche nella vita autentica? Sarebbe sorprendente se fingessimo di essere più brutti di quello che già siamo. Questo è il primo punto. Poi dopo si dice, giustamente, siamo soggetti all'opinione degli altri, siamo subordinati al parere altrui, ma non è forse quello che conta in generale all'interno della nostra vita? Siamo effettivamente soggetti all'opinione nella nostra vita, contiamo sul parere degli altri e ci conformiamo al parere degli altri e spesso dissentiamo dal parere degli altri solo per poter apparire più originali e quindi acquistare altro
altro successo presso gli altri, quindi non c'è niente di speciale nei social. Ultimo punto rispetto alla vita vera, ultimo punto, il bisogno di riconoscimento non è necessariamente una debolezza, è forte anche filosoficamente. In fondo Hegel ha detto che il carattere fondamentale dell'essere umano è il bisogno di riconoscimento anche a costo della vita, cosa che purtroppo accade talvolta anche sui social. Quindi non traccerei questa distinzione vero offline, falso online, e per vedere che non c'è questa grande distinzione io penso che sarebbe utile questa serie di interviste che sono state fatte a, come dire, forti utilizzatori di social network, cioè ragazzi contemporanei. Io sono un ragazzo che utilizza molto i social e il mio preferito è Instagram. Ad esempio, io posso condividere le giornate che passo con la mia ragazza, i miei acquisti e le mie immagini preferite. Condivido soprattutto quando ascolto musica oppure il luogo in cui mi trovo quando esco con gli amici. Uso WhatsApp più o meno come il mio modo di essere, perché io sono una persona abbastanza chiusa e quando scrivo con una persona ho una frequenza di risposta media di un messaggio ogni 2 ore, poi mano a mano che inizio a conoscerla, diciamo, inizio a rispondere più spesso, pure perché mi apro di più verso quella persona. WhatsApp, che è un modo comunque per farti conoscere, per capire chi sei. Faccio esempio, stamattina ho postato una foto di me vestito così prima di venire qua, insomma, per far vedere sempre un po' a tutti quanti cosa sto facendo. Personalmente adoro ascoltare la musica e attraverso i social quali Facebook o WhatsApp riesco a esprimermi al meglio, magari condividendo tracce di canzoni con soprattutto i miei amici. Sono un appassionato di gaming, ovvero videogiochi e simili. Adesso è tutto online, quindi possiamo, volendo, conoscere gente e magari anche farci una partita insieme, insomma. Possiamo vedere nei social network un grande vantaggio. Le testimonianze che abbiamo ascoltato dimostrano in maniera indubitabile, secondo me, che l'identità che viene rappresentata sui social è un'identità autentica, perché dovremmo prendere per vero magari quello che ci dicono in televisione questi ragazzi e pensare che invece quello che ci viene detto sui social è falso. In fondo sono descrizioni di vita autentiche e non c'è ragione di dubitarne. C'è un secondo insieme di argomenti che vengono usati da quelli che sono critici rispetto a questo mondo e che si concentra su un punto su cui Maurizio prima insisteva, no? È il mondo reale, è il mondo vero. Allora chiediamoci, sono vere azioni quelle che troviamo sul mondo del social? Il servizio che abbiamo visto prima un po' qualche dubbio ce lo fa venire in mente. Intanto una precisazione, ma a chi interessa il vestito di questa mattina oppure la musica che sto ascoltando o quello che ho mangiato ieri sera a cena? Se sono queste le azioni, sì, forse sono vere azioni, ma sono anche azioni totalmente non interessanti e non si capisce perché dovremmo essere informati noi amici di quella persona, di quello che ha mangiato ieri sera o della sua digestione. Da questo punto di vista il tema rimane: in che senso quella è un'azione? Un'azione vera. Uno pensa le azioni è qualche cosa, le azioni sono qualche cosa che hanno effetti sul mondo. Forse anche quella dichiarazione che ieri sera a cena ho mangiato pesce avrà qualche effetto, però un sospetto su quanto sia rilevante quella comunicazione rimane. E secondo punto, no, è vero, sono vere azioni in un certo senso esteso, però un'idea di azione debole alla fine. Forse un'azione è qualcosa di più genuino, qualcosa in cui io metto qualche cosa di me stesso, qualcosa che mi impegna direttamente. E allora già lì vediamo che il mondo dei social, da questo punto di vista, spesso è un po' generico. Sì, certo, posso fare un like per una bella campagna, per la fame, contro la fame nel mondo, ma quanto mi coinvolge direttamente? Quanto è facile, in fondo, quel gesto e quanto è anche, vogliamo proprio dirlo, una forma di disinteresse? Mi basta quello e ho fatto tutto. E allora, su questo punto, su questa scarsa autenticità di queste azioni, stiamo per vedere un servizio che ci farà capire molti aspetti anche inquietanti del mondo dei social. Qualche tempo fa è circolata su diversi social media una foto di Aleppo distrutta dalla guerra. Al centro della foto un camion scaricava tra le macerie non del cibo, non dei medicinali, non dei vestiti, ma una vagonata di pollici blu, ossia i like di Facebook. La breve didascalia rendeva ancora più paradossale il contenuto dell'immagine. Il primo convoglio di like da Facebook arriva ad Aleppo.
Si trattava ovviamente dell'elaborazione grafica di una delle immagini più drammatiche della città siriana, il cui scopo era evidenziare come la solidarietà degli utenti dei social media spesso si risolva in un'adesione solo formale e non sostanziale. È un fenomeno questo che ha un nome, slacktivism, dall'unione di slack, fannullone, e activism, attivismo. I social media pullulano di immagini e di notizie sui fatti drammatici che accadono nel mondo. La facilità e la rapidità con cui si può solidarizzare con una causa a colpi di click, firmando un appello online, aderendo a una petizione o condividendo la notizia, ci convince di aver fatto, in qualche modo, il nostro dovere, senza dare alcun seguito reale a favore della causa in questione. Uno studio congiunto della Carey Business School e dell'Ateneo di Toronto conferma come si riducano poi di molto, nel concreto, le promesse di versamento fatte a colpi di click. E inoltre, gli esperti ci rivelano come spesso il tutto nasca solo dalla necessità, genuina ma velleitaria, di costruire un'immagine positiva di noi stessi di fronte ai nostri contatti sui social media. La differenza tra l'attivismo tradizionale e quello sui social è quindi evidente. Nel primo caso, o ci sei o non ci sei, mentre nel secondo si manifesta una sorta di attivismo a costo zero, un'indignazione blanda che si risolve in azioni di poco conto. Tanto che viene da chiedersi se siano vere e proprie azioni, capaci di produrre effetti significativi, o piuttosto delle pseudoazioni, dal peso specifico molto inferiore a quelle del mondo là fuori, ossia fuori dai social. Beh, l'abbiamo visto, no? Il mondo là fuori, ma giriamola, il mondo qui dentro. Cosa mi costa quel like? Quanto mi metto in ballo personalmente con quel gesto? Quanto invece là fuori effettivamente ci sarebbe da fare realmente? Allora è troppo facile certe volte affidarsi soltanto a quel tipo di socialità, a quel tipo di impegno e dimenticarsi che invece la politica, la storia, le rivoluzioni richiedono un impegno in prima persona, corporeo, come magari vedremo più avanti. Malgrado le considerazioni di Felice, credo che ci siano dei buoni motivi per difendere la tesi secondo cui ciò che avviene sui social network è effettivamente azione. In primo luogo sono degli atti sociali, cioè quando io approvo o disapprovo un'asserzione di qualcuno, sto facendo un atto sociale come gli atti sociali che avvengono in società, fuori del mondo. Io dico mi piace quello che hai detto, disapprovo quello che hai detto, purtroppo appunto ha le caratteristiche del mondo sociale, quello a cui faceva riferimento Felice, cioè che sarà poi così interessante raccontare che cosa hai mangiato ieri sera. Ahimè, anche nel mondo reale, sebbene con meno intensità, qualcuno ci racconta delle proprie pene amorose oppure di quello che ha mangiato, quindi effettivamente questo succede. Secondo argomento a favore del fatto che si tratta di vere azioni. C'è un coordinamento delle azioni, cioè le azioni traggono vantaggio dall'essere coordinate e quindi questo lo sanno molto bene i militari, in fondo ci sono degli ordini scritti che determinano delle azioni coordinate. I social network sono effettivamente in grado di coordinare questi ordini scritti, per così dire, questa azione congiunta, ed è un tema che vedremo fra poco un'intervista con Tiziano Bonini. Un ultimo punto che vorrei dire è che la conseguenza di tutto questo è che la visione secondo cui la modernità è una modernità liquida, cioè una cosa dove quello che diciamo non è poi così importante, va rivista e probabilmente capovolta. Proprio a causa dei social network la modernità è diventata estremamente solida, nel senso che ci facciamo carico di responsabilità enormi in ogni momento in cui noi postiamo qualcosa di noi e qualche nostra opinione, qualche nostro atto. Se un'azione si caratterizza per il fatto di avere delle conseguenze, bene, io penso che quelle sui social network siano delle autentiche azioni. Vediamo adesso la testimonianza di Tiziano Bonini. Anche se quel singolo click online messo su una petizione ha pochissimo senso se preso da solo, sicuramente non cambierà il mondo,
Tutte quelle persone, i cosiddetti slacktivist, così chiamati perché sarebbero gli attivisti da poltrona, secondo questa ricerca della Georgetown University, in realtà non sono soltanto degli attivisti da poltrona, ma ogni tanto scendono anche in piazza e lo fanno in maniera molto più frequente, molto più frequentemente rispetto a chi di solito online non partecipa. Prendiamo il caso delle manifestazioni politiche scoppiate a Gezi Park a Istanbul nel 2013. In quel caso migliaia di persone, migliaia di turchi, di giovani turchi sono scesi in piazza e quelle manifestazioni sono state alimentate, nutrite, amplificate dall'attività di questi giovani su social media. Molte di queste persone hanno condiviso le immagini delle repressioni della polizia, hanno condiviso video delle manifestazioni e quelle immagini lì giravano sui social media e non giravano sui media tradizionali e hanno spinto molte persone da una parte anche a compiere un semplice gesto online di condivisione e in altri casi invece proprio a spingere le persone a scendere in piazza, no? Quindi c'è stata una chiamata alla mobilitazione dovuta alla circolazione, all'amplificazione di questi messaggi. Quindi la circolazione e l'amplificazione di queste immagini, di questi video, di questi click fatti sui social media per condividere queste immagini ha avuto un ruolo di mobilitazione sia nel caso turco sia nel caso spagnolo, ad esempio con il movimento degli indignados durante la primavera araba. Certo, questi media non stiamo dicendo che causino queste manifestazioni, ma che siano un hardware, no? Una specie di supporto che alimenta fortemente la circolazione veloce dell'informazione. Mi sembra che l'argomento sia forte, cioè un attivismo da tastiera non esclude un attivismo senza tastiera. L'offline non è escluso dall'online, anzi può essere motivato, organizzato, coordinato e anche quantificato. Questo è un elemento importante. Spesso si dice: come fai a quantificare il dissenso? Quanto forte è questo dissenso? Beh, i like te lo dicono. L'ultimo blocco di argomenti, forse quello più forte, anche quello in un certo senso più equivoco, ma comunque incontestabilmente più forte, dei sostenitori della non veridicità della relazione sociale sui social è proprio quella che ha a che fare con la comunità. Che comunità è quella che troviamo sui social? È una vera comunità. Finiva Maurizio dicendo: possiamo contare i like. Certo, 100.000 like, 1.000.000 di like, ma pensate alla forza di una vera manifestazione per strada, in piazza. Lì ci sono i corpi, ci sono i corpi che si toccano, li vediamo e quelli fanno paura ai governi, quelli fanno paura al potere perché lì vedi proprio qualcosa di effettivo, di reale. Quei corpi insieme spesso sono anche identificati da dei simboli politici o simboli religiosi. Che cosa vuol dire questo? Una comunità è fatta di una storia, di una tradizione, di sentire comune, non necessariamente lo stesso sentire, però qualcosa intorno a cui noi ci riconosciamo. E quindi è il tema della vicinanza-lontananza. Una vera comunità è fatta di qualcosa di vicino, di effettivo, direi quasi di odoroso. Mentre invece sembra che la comunità sui social, per quanto in un qualche modo molto esteso possiamo considerare una comunità, beh, questo elemento lo perde del tutto. Allora è proprio questo forse il punto più importante e quello da rimarcare. La questione della vicinanza ed infine la questione dei corpi. Vedersi di faccia, odorarsi, minacciarsi anche perché siamo uno in presenza dell'altro è proprio il punto. Un solo esempio per farci capire cosa sostengono quelli che sono contro questo tipo di socialità, pensate a quella categoria di persone che viene chiamata gli haters, quelli che scrivono insulti, cattiverie. Bene, è stato ampiamente dimostrato che queste stesse persone, se fossero di fronte alla persona che insultano, non lo farebbero, avrebbero paura, si vergognerebbero o forse si renderebbero conto degli effetti di queste loro stesse azioni. Su questo problema di che cosa sia effettivamente una comunità, ora vedremo una scheda molto interessante e molto anche esemplificativa dei problemi che vi ho presentato. Forse potremmo cominciare a chiamarli asocial network. Sì, perché quelli che credevamo strumenti di avvicinamento fra persone distanti si stanno rivelando una fonte di serie problematiche nella gestione dei rapporti interpersonali. La socialità ai tempi di WhatsApp apparentemente sembra unirci tutti, con zero gradi di separazione e con un meccanismo di appartenenze multiple a diversi gruppi, coi quali condividiamo in maniera eterogenea passioni anche molto distanti. Basta un mi piace e padri e figli sono fan dei Modà. Romanisti e laziali protestano contro le buche stradali a Roma. Milanesi e napoletani firmano appelli per la pace nel mondo. Ma poi, di tutta questa fratellanza digitale, cosa resta fuori dal cerchio d'ombra dello schermo del cellulare?
I dati sono sconfortanti. Infatti, secondo una ricerca svolta su un campione di esperti, psicologi, sessuologi, psicoterapeuti e anche avvocati, i social network causano l'allontanamento dei partner, 53%, moltiplicano le occasioni di tradimento, 41%, creano sfiducia e sospetto, 36%, alimentando la mancanza di dialogo. Ma il fatto più allarmante è che, per il 71%, i social network sono responsabili di una concezione distorta dell'amicizia e che il 63% ritiene che i litigi virtuali rischiano di mettere in crisi interi gruppi di amici. Ma perché siamo così vulnerabili? Perché i social network, spiegano gli psicologi, apparentemente funzionano, perché mascherano ansie, preoccupazioni, sbalzi d'umore e il proprio senso di disistima e di solitudine. Insomma, quelle dita che scorrono sugli schermi dei cellulari per molte ore al giorno ci danno l'illusione di sentirci tutti più vicini. Ma dietro quell'amicizia a portata di click spesso si nasconde l'esatto contrario, una distanza profonda. E così, quando dai pixel si passa alla carne, agli occhi, agli odori, le conseguenze sono devastanti. Questo servizio lo mostra bene, il punto finale, forse quello alla fine più interessante, che ci tocca più da vicino, è etico. Allora, la distanza implica necessariamente, inevitabilmente, una forma di disimpegno. Il contatto reale, effettivo, corporeo, implica impegno. Allora, forse è questa la questione su cui dobbiamo riflettere e tenere a mente. Sarà pure una socialità, quella dei social media, però non dimentichiamoci mai che quando arriviamo proprio al punto decisivo, alla nostra vita, al nostro impegno, bene, forse quella non basta e viene chiesto da noi molto di più. Ecco, non dimentichiamolo mai questo molto di più. Non c'è dubbio che, come diceva Felice, alla fine è nella vicinanza che si risolvono tutte le cose. Però resta il fatto che quelle che si formano sui social network sono delle autentiche comunità. E su questo punto avrei almeno 4 argomenti. Il primo è quello che si tratta di impegni in prima persona. Normalmente sui social network attuali ci si presenta per quelli che si è, magari abbelliti, ma questo avviene anche nella vita, come dire, offline, diversamente da quello che succedeva in Second Life, questi primi forme di social network dove effettivamente c'erano degli avatar, c'erano delle sostituzioni. Secondo elemento, c'è una espansività molto forte. L'espansività è un carattere proprio della socialità. Espansività addirittura eccessiva, come si diceva, raccontare che cosa hai mangiato il giorno prima è eccessivo, però è segno di socialità. Terzo elemento ed è il fatto dell'ascolto. Notate bene, sui social network si è ascoltati più di quanto non lo si sia nella vita vera, perché magari non si ha tempo di ascoltare in quel momento, mentre sul social network poi. Ultimo punto che personalmente trovo decisivo. Le comunità non si formano soltanto sulla condivisione di corpi, ma sulla condivisione di libri. Libri, testi sacri, tradizioni. E quindi, in un senso, una comunità fatta a partire da un social network ricorda molto una comunità fatta a partire da una costituzione, da un libro sacro, eccetera. Quindi una comunità autentica. Su questo punto sentiamo la testimonianza di un autorevole studioso di social network, Giovanni Bocciartieri. Immaginare la nostra vita oggi creando una discontinuità fra online e offline è estremamente limitativo. Facebook è in real life, esattamente come dire con le cose che capitano nella vita quotidiana di tutti i giorni. Io sono nei social network, su Twitter, su Facebook, su Instagram, e lì mi relaziono agli altri in una continuità estrema fra online e offline. Facebook non è un luogo in cui entro, non si va su Facebook. Facebook è quella cosa che ti vibra in tasca quando arriva una notifica. Quindi c'è un continuo entrare e uscire fra la vita quotidiana e la mia connessione con gli altri, che molto spesso si ripercuote anche nella vita quotidiana. Io appartengo a diverse comunità attorno a cui strutturo la mia vita di tutti i giorni come cittadino, per protestare magari attorno ad un hashtag, per aiutare, per sviluppare meccanismi di solidarietà, per fare crowdfunding, raccogliere quindi finanziamenti, ad esempio per popolazioni disagiate, per sottolineare
a elementi su cui prima non avevo una voce. C'è una presa di parola molto forte da parte di quelli che erano prima semplicemente dei pubblici, dei media o dei consumatori di mercato o dei semplici cittadini per la politica. Oggi siamo attivi e aggregati e questa dimensione è estremamente visibile, nel bene e nel male. Quindi avere consapevolezza di questa estrema continuità che abbiamo nella nostra vita di tutti i giorni fra l'online e l'offline significa tener conto che online vuol dire avere ricadute reali e lo vediamo in tantissimi esempi della nostra quotidianità. Appartengo ad una social street che è un modo di parlare della mia città e risolvere dei problemi concreti della mia via passando attraverso un gruppo chiuso su Facebook. Ecco, abbiamo imparato a utilizzare i social network non tanto per contattare persone anonime nel mondo, ma per avere, come dire, legami più stretti con le persone che frequentiamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Questa è la grande potenzialità che questi tipi di strumenti, nel bene e nel male, stanno creando oggi. La considerazione sul social street è veramente emblematica secondo me, cioè il fatto che una comunità si costituisce anche non solo sulla prossimità ma anche sull'intensità che si può avere e questa intensità spesso nella vita non è consentita perché ci si muove, si ha altro da fare e quindi questi momenti di formazione di comunità online sono non discontinui rispetto alla comunità offline e possono rafforzarla e renderla paradossalmente più autentica. Negli ultimi anni sono esplosi i social media che hanno modificato radicalmente il nostro modo di presentarci e di intrattenere rapporti sociali, fino a sollevare delle domande sulla reale natura di queste relazioni. La prima: le nostre identità sui social media non corrispondono a come effettivamente siamo? Oppure i social media ci consentono di esprimerci e realizzarci più liberamente? E poi, le azioni che compiamo sui social media non sono vere perché non hanno lo stesso peso e gli stessi effetti di quelle compiute nel mondo fisico? Oppure si tratta di azioni vere e proprie, anche se differenti? E inoltre, le comunità costituite dai social media sono delle vere e proprie comunità? In conclusione, i social media creano una socialità reale oppure no? Prendiamo appunto posizione, riflettiamo su quello che abbiamo visto, vediamo gli aspetti costruttivi dei social e gli aspetti appunto negativi che hanno questi mezzi. C'è questo aspetto molto simile alla verità, ovvero alla vita di tutti i giorni. Insomma, il fatto di cercare un'approvazione da parte degli altri comunque non è un segno di mancanza di identità, ovvero di debolezza, ma soltanto un segno di unicità. I social media non sono un'ottima soluzione per trovare nuovi amici, bensì sono un po' uno specchio di quella che è la realtà, in quanto non si cerca di essere se stessi, ma si cerca di emulare il meglio, ovvero si mostra solo una parte che è quella migliore della nostra personalità. Tutti i social media hanno una funzione positiva, invece, perché possono essere usati come catalizzatore per sensibilizzare meglio le persone verso invece argomenti che difficilmente vengono espressi in pubblico, come potrebbe essere la guerra in Siria. Invece ne siamo venuti a conoscenza proprio grazie a Facebook. Sicuramente, come ha detto Lorenzo, i social sono un ottimo catalizzatore, però nel momento in cui invece ci troviamo proprio in queste interazioni sociali si rischia di perdere di vista lo stare insieme, che è la cosa più importante, e ci si distrae nella ricerca di un'approvazione da un pubblico magari più grande e quindi si rischia di mettere da parte quelli che poi sono i sentimenti e i pensieri, le opinioni reali riguardo un certo argomento. Come nel social possiamo avere un'identità falsa, la possiamo avere anche nella realtà, perché comunque alla fine non serve per forza una foto oppure un post per dire qualcosa che non è vero. Noi cerchiamo sempre di addolcire e di abbellire quella che è la nostra identità, come ci proponiamo, diciamo, al mondo, ma questo crea proprio una realtà falsata. Noi siamo quasi costretti a condividere di continuo ciò che abbiamo intorno per diminuire la distanza che c'è tra le persone.
Questa distanza però in realtà è reale, è una realtà, è una distanza che non viene abolita tramite i social, ma viene abolita semplicemente tramite il contatto. Non c'è bisogno di stare dietro uno schermo per mentire, cioè io posso mentire tranquillamente per tutta la vita, a me stesso e agli altri. Facebook è l'ennesimo modo per mentire agli altri, ma non ho necessariamente bisogno di un social media per farlo. I social network appunto sono uno strumento, uno specchio, possono essere anche di quello che è la persona, quindi possono appunto mettere in mostra soltanto i lati positivi di una persona, esaltare il proprio io, o semplicemente possono essere utilizzati come uno strumento molto utile.